Dopo il lungo confronto di martedì scorso, questa settimana, l'Inter e Inzaghi dovrebbero bissare e rivedersi nuovamente in sede, prima che il tecnico parta per qualche giorno di vacanza. Sarà l'occasione per aggiornarsi e per capire quali e quanti passi abbia mosso il club sul mercato, con Dzeko sempre più vicino all'addio e Francesco Acerbi sicuro del riscatto. Molti nodi al pettine, anche perché nell'ultimo vertice, il tecnico piacentino aveva chiesto di non toccare nessun pezzo da 90, mentre appare sempre più necessario un sacrificio. Anche semplicemente per dare il via a un mercato che altrimenti rischia di rimanere avvitato su se stesso, perché senza uscite non ci saranno neanche entrate. E poi c'è sempre la questione relativa al rinnovo di Inzaghi, perché dopo una finale Champions conquistata e giocata alla pari con City, il tecnico si attende un riconoscimento da parte della società, ma soprattutto da parte di Zhang, che pubblicamente ha sempre elogiato l'operato del suo allenatore. Attenzione alla sorpresa, però, perché proprio per volere di Zhang, pare che la questione sia destinata a slittare più avanti. In questo momento, filtra dal club, il rinnovo dell'allenatore non è tra le priorità, tutto potrebbe spostarsi tra novembre e dicembre, un po' come aveva fatto il Milan con Pioli, perché Champions a parte, il club vuole avere la certezza che in campionato si parta con una marcia diversa rispetto a quella dello scorso. Ancora da capire se l'Inter e Zhang saranno in grado di portare avanti questo punto con Inzaghi, anche perché al tecnico, molto probabilmente, verrà chiesto di mandar giù almeno un boccone amaro in merito a qualche cessione eccellente, andando contro a quelle che sono state le richieste del tecnico nel corso del vertice di una settimana fa. E forse entrambe le parti dovranno in qualche modo venirsi incontro. Evidentemente, però, la finale di Champions non è bastata, l'Inter vuole qualche conferma in più da Inzaghi, ma adesso sarà necessario capire se l'allenatore sarà disposto a iniziare la stagione con il contratto in scadenza. Quasi un unicum, anche per Beppe Marotta, che solitamente ha sempre preferito rinnovare i contratti in scadenza ai propri allenatori, prima dell'inizio della nuova stagione sportiva. L'Inter è davvero vicinissima a chiudere il colpo Frattesi, così il centrocampista è sempre più ad un passo. Ci sarà da risolvere la questione Skriniar, con un degno erede che in difesa rimpiazzi lo slovacco da tempo promesso sposo del PSG. Attenzione massima, però, anche a centrocampo dove un nome su tutti è in cima alla lista di Marotta e Ausilio, Davide Frattesi. Il centrocampista romano, classe 1999, è la pedina designata a rimpolpare la mediana. E per far sì che l'Inter possa finire per accontentare il club neroverde, Marotta è pronto a due sacrifici importanti. Il primo riguarda Robin Gosens, laterale mancino che non ha mantenuto le alte aspettative nei suoi confronti, sin dalla firma dell'ex Atalanta un anno e mezzo fa. Si è parlato a lungo di cessione e adesso l'Union Berlino starebbe pensando di riportarlo in Bundesliga dopo aver conquistato il quarto posto e dunque l'accesso alla prossima fase a gironi della Champions League. Ma l'Inter intende sbloccare il colpo Frattesi anche con l'inserimento di Mulattieri, attaccante protagonista dell'ultima promozione con la maglia del Frosinone. A questo punto, per mettere nero su bianco l'arrivo di Frattesi a Milano, mancherebbe solo il conguaglio che andrebbe a completare l'offerta al Sassuolo. Una cifra che, con Mulattieri nello scambio, potrebbe finire per essere decisamente più abbordabile rispetto ai 30 milioni richiesti da Carnevali. In quella che potrebbe essere la sua ultima annata in Emilia, Frattesi ha collezionato 37 presenze con 7 reti all'attivo.